Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste le principali notizie della giornata. Schio, espulso, pregiudicato irregolare, è stato rimpatriato in Marocco. Il 29enne in passato si era reso protagonista di parecchi reati, è stato accompagnato dai carabinieri e polizia alla frontiera aerea di Venezia, dove è stato imbarcato per il Marocco. L'operazione fa parte di un'attività più ampia che ha l'obiettivo di monitorare la presenza sul territorio di pregiudicati extracomunitari irregolari. Asiago, l'intelligenza artificiale arriva in cardiologia riabilitativa grazie al nuovo ecografo. L'apparecchiatura consente lo svolgimento di esami accurati in tempi molto rapidi. Già 70 in 6 mesi i pazienti che hanno effettuato la riabilitazione nel nuovo reparto. Il regalo più bello, quello fatto con il cuore o spendendo una fortuna. C'è come Angelina Jolie ha regalato un isolotto a forma di cuore all'allora marito Brad Pitt, chi ancora come l'imperatore indiano fece edificare per amore all'adorata moglie defunta, addirittura quella che oggi è annoverata tra le 7 meraviglie del mondo, il Taj Mahal. L'Eco Nazionale addio alla Via della Seta, l'Italia non rinnova il contratto con la Cina, Tajani non è la priorità. Lo confermano fonti informate, mentre Palazzo Chigi si trincera dietro un no comment. La Camera blocca il salario minimo, l'opposizione insorge, Meloni in 10 anni non l'hanno fatto. Stop alla legge sul salario minimo, lo ha deciso la Camera dando il via libera al governo per un provvedimento sull'equa retribuzione. Dall'estero, Medio Oriente, accerchiata la casa del leader di Hamas, in furia alla battaglia a Gaza con combattimenti tra i più pesanti nei 2 mesi di guerra con Hamas. Le forze israeliane hanno fatto sapere che nelle ultime 24 ore raid aerei hanno colpito circa 250 obiettivi in territorio nell'enclave palestinese. Sport Coppa Italia, la Lazio batte 1-0 il Genoa, vola ai quarti di finale di Coppa Italia, prima squadra a qualificarsi al prossimo turno di competizione. A decidere il match è Matteo Guendouzi, dopo soli 5 minuti di gioco. È tutto, grazie dell'attenzione, a domani!